Parliamo di vini, della Liguria, parliamo di grande qualità, ma soprattutto di storie che questi vini raccontano. Sì, è proprio così. Se è vero, come è vero, che la qualità è cresciuta in maniera esponenziale negli ultimi anni, nell'ultimo decennio, oserei dire, è anche vero che grazie al nostro territorio, è un territorio disomogeneo, se mi è consentito il termine. Perché? Perché sui 300 chilometri di questo boomerang che è la Liguria e su questa caratteristica che è quello di precipitare a mare nel volgere di pochi chilometri da 2000 metri e oltre sino proprio al livello del mare, si trovano le condizioni per avere prodotti estremamente diversificati da un chilometro all'altro, e quindi i produttori sono veramente bravi a interpretare questa caratteristica e produrre vini che parlano di diversità e che hanno necessità di un supporto di racconto, dobbiamo raccontare. E qui nello stand è stato un continuo raccontare la Liguria attraverso le sue particolarità, le sue micro particolarità, le sue caratteristiche uniche, perché è anche vero che se il nostro carattere è piuttosto scrivo, piuttosto reticente ad accogliere le novità, oggi è altrettanto vero che questo è diventato un punto di forza. Punto di forza, perché il mondo va verso le cose uniche, le cose che sono riconoscibili in maniera univoca, non alla globalizzazione ma alla specificità. La Liguria, insomma, è ricchissima. Così, all'occhio del profano, da fuori, la Liguria spesso viene identificata con i bianchi, ma non è totalmente così, no? No. È evidente che il vino bianco da sempre crea le sue suggestioni, il vermentino, il pigato, ma anche le semplici bianchette, i cinque terre, i colline di Levanto bianchi, eccetera, hanno una loro valenza storico-culturale, però la Liguria non è solo terra da vini bianchi, è una terra di vini mediterranei, siano i bianchi siano i rossi, sono grandi rossi che impersonificano veramente questo contatto ancestrale che c'è tra la montagna e il mare, queste colline che precipitano sul mare, queste colline povere, queste colline arse dal sole e percorse dal vento che creano sensazioni uniche a livello gustativo. Abbiamo il rossese di Dolce Acque, che non ve lo devo raccontare io, che è un portabandiere della nostra Liguria dal punto di vista proprio della rappresentazione del territorio, l'Ormeasco di Pornassio. E poi abbiamo un grandissimo vitigno che fa parte di tutto l'areale dell'Alto Mediterraneo, che io identifico sempre partendo da Pisa, arrivando sino alla Catalogna, a Barcellona, no? E racchiudendo le due isole maggiori dell'Alto Mediterraneo, quindi la Sardegna e la Corsica, che è la Granaccia. Troviamo l'Alicante in Toscana, troviamo il Cannonau in Sardegna, troviamo la Garnacha nel Priorato, quindi in Catalogna, la Grenache nel sud della Francia. Noi non possiamo essere tagliati fuori perché facciamo parte di questa areale, quindi la Granaccia è il segno di continuità che potrebbe tracciare lo stesso profilo che traccia il Vermentino per Vitigna Bacabianca.